o meglio con i fiati di Teresia. Noi sappiamo che Teresia è un po', diciamo, una creatura tua, quindi tu hai dato l'avvio a questa orchestra che si basa sul mecenatismo privato. Raccontiamo un po' quando è nata questa idea. Beh, l'idea è nata nel 2012, quindi quest'anno compiamo 10 anni di attività. È stata un'idea inizialmente un po' eversiva, perché è stata un'idea appunto di proporre un modello culturale molto diverso, perlomeno in Italia, rispetto a quello che normalmente si fa. Quindi abbiamo deciso, ho deciso personalmente in quei tempi, di investire parte del mio patrimonio in un'iniziativa culturale, anche per avere una progettazione più a lungo termine. Perché uno dei grandi problemi di cui soffre la cultura oggi è che la progettazione ormai si fa in tempi molto stretti, si va di mese in mese, se si è fortunati di anno in anno, ma non si può più avere un respiro pluriennale, e questo chiaramente implica il fatto che grandi iniziative come le orchestre non possono più essere, diciamo, fondamentalmente create, perché hanno bisogno di una programmazione molto a lungo termine. Quindi l'idea nasce da questa intuizione di dire che esiste un modello alternativo di finanziamento della cultura, ed è un po' il modello che noi abbiamo perseguito negli anni con Teresia. E l'orchestra ha delle caratteristiche particolari, molto specifiche: facciamo soltanto musica del periodo classico, lo facciamo su strumenti d'epoca, quindi su strumenti originali. Siamo probabilmente l'unica orchestra in Europa a farlo, e soprattutto siamo, in quanto orchestra giovanile, i cui membri hanno meno di 30 anni. Quindi queste caratteristiche messe insieme rendono Teresia un unicum nel panorama internazionale delle orchestre. Abbiamo sentito appunto under 30, questo significa che ogni anno o ogni 2 anni bisogna fare delle nuove audizioni, sì, perché i ragazzi crescono e escono da questa soglia. È una grande sfida di Teresia, cioè avere sempre un livello qualitativo artistico molto alto, puntando sulla ricerca di talenti che ogni anno, ogni 2 anni emergono dai conservatori e dalle scuole di musica europee. E devo dire che finora ha funzionato molto bene, perché ogni anno troviamo sempre delle persone, dei musicisti che hanno a modo loro del grande talento, e quindi nelle mani dei nostri tutor diventano poi un ensemble molto affiatato. Quindi diciamo tiene molto vivo anche il progetto, questo continuo rinnovamento. E questo ultimo progetto con cui siete arrivati a Capodistria, a Trieste e andrete ancora a Torino sono i fiati, quindi in quest'ultimo progetto voi vi siete focalizzati sui fiati dell'orchestra Teresia. Sì, è una cosa che noi facciamo a fianco delle produzioni orchestrali. Lavoriamo separatamente una o due volte all'anno sia con gli archi che con i fiati, perché è affiatamento. Se arrivano nuovi musicisti devono imparare a conoscersi tra di loro oppure integrarsi con i vecchi, e quindi creare, diciamo, quell'ambiente anche umano, oltre che professionale, artistico, che le rende più un gruppo più coeso anche musicalmente. Quindi questo è il senso di queste operazioni. Dopodiché, in questo caso specifico, l'ensemble di fiati hanno sempre una grande importanza nel periodo classico, molto più che ad esempio nel periodo barocco, perché è il grande periodo d'oro degli ensemble, delle harmonie imperiali di Vienna del Settecento, che hanno proprio questi sestetti ottetti di musicisti che lavoravano in modo autonomo rispetto a formazioni orchestrali o altre, diciamo, compagini, diciamo, artistiche dell'epoca. Hanno un periodo molto definito, ma è una cosa che dentro un'orchestra come Teresia ha una sua autonomia artistica, e noi la perseguiamo come tale. E l'orchestra Teresia è stata vincitrice, o meglio è stata insignita con un importante riconoscimento europeo. Questa è cosa degli ultimi mesi. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Ma semplicemente, diciamo, a fianco del mecenatismo abbiamo anche approcciato uno dei numerosi bandi della Commissione europea, del programma Creative Europe, che in questo caso
assegnava dei finanziamenti a orchestre che avevano esattamente le nostre caratteristiche, quindi giovanili, europee, diciamo, organizzate in modo strutturato, eccetera, eccetera. Abbiamo risposto e abbiamo vinto e siamo stati l'unica orchestra giovanile europea a vincere insieme alla European Union Youth Orchestra, che ha ben altra storia, ben altro lignaggio, e quindi siamo molto orgogliosi anche di questo traguardo, che in realtà integra l'elemento del mecenatismo e risponde anche a un'esigenza che si sta facendo strada anche a livello di politiche europee, che è questa congiunzione tra filantropia e finanziamento pubblico, bypassando completamente il discorso degli sponsor, il discorso delle sponsorizzazioni di aziende private, eccetera. Ed è una strada nuova che, diciamo, che noi stiamo anche un po' pilotando, che unisce due mondi che apparentemente non si parlano, ma che possono dare dei risultati molto fertili anche come a livello proprio di disponibilità degli attori in causa. E quindi per i prossimi 3 anni avremo, diciamo, molte attività anche coperte e nuove attività anche coperte da questo bando, da questo progetto che abbiamo vinto. I prossimi progetti sono quali? Cosa farete nei prossimi anni? Ma nei prossimi anni ci sarebbe un paio di ore per parlarne. Diciamo che le novità salienti sono che abbiamo firmato un contratto quadro con una casa discografica tedesca molto importante, che è la CPO, per una produzione di 7-8 CD, se non ricordo esattamente, comunque nei prossimi 3 anni lavoreremo in esclusiva con loro. Progetti, diciamo, del 22 andremo a fine giugno, inizio luglio con l'orchestra a fare una produzione sulle sinfonie di Eichner, che è un compositore molto sconosciuto effettivamente, diciamo è uno dei Mannheimer minori, ma è un autore anche, a noi piace un po' riscoprire questi autori, come sai, e sono autori che hanno valore, ma sono caduti nell'oblio. E a noi piace qualche volta, al di là dei bestseller, anche lavorare su questi autori, quindi avremo questa produzione che diventa anche un CD di Sinfonia di Eichner. Poi avremo un'opera a ottobre, faremo un'opera quindi con cantanti, una cosa nuova per noi anche, al Festival di Rieti, un'opera di Domenico Cimarosa, Le astuzie femminili, che non viene eseguita da decenni, e quindi ci confronteremo anche con un repertorio di questo genere. E poi a febbraio 23, per menzionare soltanto le cose più grosse, avremo questa grande produzione beethoveniana con Giovanni Antonini. Ogni volta voi scegliete, diciamo, un direttore specifico. In questo caso il direttore è stato Alfredo Bernardini. I prossimi passi, i prossimi direttori di Teresia saranno? Ma stiamo lavorando attivamente per ampliare e di molto anche il parco direttori dell'orchestra. Alfredo Bernardini è un amico, oltre che un profondo conoscitore del nostro lavoro, quindi lui certamente è uno dei nostri principali collaboratori e lo resterà. L'avremo con Alessandro De Marchi nel contesto dell'opera di Cimarosa, avremo Vanni Moretto per le Sinfonie di Eichner. E avremo Giovanni Antonini a febbraio per questa produzione beethoveniana. E poi stiamo lavorando anche con altri nomi, anche internazionali, per il programma del 2023-2024. Abbiamo avuto notizia che faremo una produzione anche con Christophe Rousset nel 2023. E insomma, stiamo lavorando anche per dare ai ragazzi dell'opportunità di lavorare con i grandi nomi, perché a loro interessa anche questo, e l'esperienza di Teresia non è soltanto l'esperienza di andare a suonare in un'orchestra, ma confrontarsi con questi direttori che può darsi che non abbiano mai l'occasione poi di incontrare nuovamente, è un grande valore che noi diamo anche alle cose che proponiamo. E chi volesse, diciamo, trovare informazioni di Teresia o anche sapere quando ci saranno, le prossime audizioni, può farlo. Può fare sul nostro sito www.teresia.online. Le audizioni ci saranno a Salisburgo al Mozarteum il 14 e il 15 luglio prossimi. Quindi chi volesse affrettarsi c'è tempo fino al 20 giugno per
diciamo, scaricare il bando, leggerlo, essere interessati, rispondere, applicare. Quindi, diciamo, sul sito ci sono un po' tutte le informazioni anche, diciamo, di contesto e tutto il programma anche dei concerti. Thank you.